Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Siamo alla terza puntata di Sims Factor. Come vedete, oggi i concorrenti sono già pronti, così evitiamo di andarli a prendere con la corriera tutte le volte. E i nostri giudici stanno parlottando come sempre. E la puntata precedente è stata vinta da Elisa. La violinista, se ricordate. Oggi abbiamo due ragazze e un ragazzo. Il ragazzo si esibirà per primo. Il ragazzo si chiama Flaviano. E vediamo, si sono già presentati perché, come vedete, sono già qui. Le due ragazze sono Iaia e Valentina. Bene, Flaviano, ciao, tu per cosa ti presenti? Secondo voi ragazzi? No, ma guardatemi. Secondo voi perché sono qua? Io ballo, ragazzi. Non si vede? È buffissimo questo ragazzo, è buffissimo. Molto alla moda. Allora tu balli, vero? Flaviano? Ebbene, sì. Molto bene. Diamo uno sguardo ai giudici. Lui è molto gasato, questo Flaviano. Finn impara a conoscere Flaviano, Maria. Complimenti per l'abito. Noi nel frattempo guardiamo, abbiamo già il palco pronto. Flaviano, se vuoi esibirti, che dici? Ci spostiamo qui e non aspettiamo altro che vederti danzare. A proposito, cosa danzi? Ganga style, ok. Ti attendiamo. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 강남 스타일 강남 스타일 옵옵옵옵 오빠 강남 스타일 강남 스타일 옵옵옵옵 오빠 강남 스타일 에이 섹시 레이디 옵옵옵옵 오빠 강남 스타일 에이 섹시 레이디 옵옵옵옵 익숙해 보이지만 볼땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선호해 점잖아 보이지만 놀땐 노는 선호해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해
오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Gangnam Style. Bravissimo, coinvolgente Flaviano, che ci ha divertito col suo balletto. Bravo Flaviano, se vuoi puoi sederti. Bravissimo, ci hai divertito un sacco. Sì, certo, dai le spalle, ma sediti composto, su, dai, da bravo. Giudici, cosa ne pensate? Vediamo. Skin è diventata ispirata. Maria è sempre felice, lei è felice. Anche Fedez è molto ispirato. Cosa dite? Sì, ci è piaciuto. Bene. Ci spostiamo verso Valentina. Vale. Rallegra Maria. Rallegra anche Skin. E rallegra anche Fedez. Nel frattempo Yaya presenta. Yaya, vero? Yaya, sì. Valentina, tu che cosa ci proponi? Io ragazzi, ragazze, giudici, amici, sono una rocker. Io suono la chitarra, mi piace molto il rock, mi piace molto il metal e quindi io vi propongo un assolo con la mia chitarra. Benissimo, benissimo, ci garba pure il metal a noi. Facciamo chiacchierare un attimo. Nel frattempo noi ci organizziamo per togliere di mezzo questo e pure questo. Prendiamo la chitarra. La chitarra che l'abbiamo messa qui, due ne abbiamo addirittura, la nostra è quella rossa. Benissimo, chitarra pronta per Valentina. Dove stai Valentina? Mi scuso con la creatrice, ho dovuto cambiarla un attimo perché non avevo le mod che mi sono state mandate. Ma comunque Valentina ora si esibirà con la sua chitarra in un assolo metal fantastico. Pronti Valentina?
Ed eccola là, la nostra rocker. Bravissima, davvero, molto brava, tu e la tua chitarra. Vediamo cosa ne pensano Fedez, Maria e Skin. Io mi perdo. Qui, eccoci. Quei due là stanno facendo come un'ella. E, Vale, vieni. Allora, Skin, dovresti essere super orgogliosa di Valentina. Maria, complimentati. Complimenti, complimenti. La musica va sempre per la maggiore. Questi due sono troppo carini insieme. Yaya e Flaviano. Flaviano? Limerick. Yaya, Lotario, che penso, se non sbaglio, sia la nipote del famoso Lotario. Bene, qua si chiacchiera e noi non vediamo l'ora di ammirare Yaya. Allora, smettila di parlare con rapper lì, presentati. Vale, tu? Vediamo un pochino di farti una bella fotina. Tu per cosa ti presenti? Yaya, buongiorno. Siamo qui. Io mi presento con il pianoforte e presenterò niente po' di meno che per Elisa. Beethoven. A me piace molto il pianoforte, anche la mia creatrice. Se ti giri, Yaya, io sto aspettando che tu ti giri per farti una foto. Non ti giri, ho capito, mi giro io. Ti fermo. Eccoti qua. Niente. Niente, non si riesce a fare una foto, sta ragazza bella. Sei così carina, su, eccoti, finito, guarda, è stato indolore la cosa. Bene, tutti presenti, abbiamo detto, al pianoforte. Maria, lo sai? No, lui. Bene, noi ovviamente cambiamo il palcoscenico, rientriamo, cambiamo e mettiamo il pianoforte. Andiamo il pianoforte sempre che lo troviamo. Pianoforte, però io lo vorrei bianco. Quindi noi, visto che siamo pieni di soldi, prenderemo un pianoforte bianco. Lo metteremo qui. Andiamo in vivi. E aspettiamo Yaya che ci suona per Elisa di Beethoven. Thank you.
Ed eccola qua, stupefacente, Yaya. Io mi sono veramente persa dentro, ecco, nei muri. Qua siamo pieni di gente. Oggi abbiamo voluto far prima, quindi allora sfoggia l'abito. Fede, che pensi di Perelisa? Complimenti, complimenti, veramente, Yaya. È tanto che studi. Eh sì, da quando ero piccolina. Fedez, Skin è diventata serissima. Skin, che dici tu? Brava Yaya, tu hai grande potenzialità, sei veramente un talento, anche Maria te lo sta dicendo, Fedez è molto attento come vedete a ciò che dice Maria perché è più grande, sì, sì, anche Fedez è molto contento, quindi mettiamo qui i nostri ragazzi, ma lui balla. No, ma tranquillo, fai ciò che vuoi. Dov'è la ragazzina qui? Eccoci. I tre concorrenti di oggi, che sono Yaya, Valentina e Flaviano, ballerino, chitarrista e pianista. Come sempre, ragazzi, dovete votarne uno solo. Siamo a già due semifinalisti, questa volta sarà il terzo e siete sempre voi a decidere chi sarà. Dunque aspetto i vostri commenti, i vostri like, loro chiacchierano beatamente, lasciamo che facciano pure. I nostri giudici sono felicissimi di avere questi Sims Factor veramente grandiosi, siete stati bravissimi, bravissimi a mandarmeli. Bene, ragazzi, puntata finita, spero abbiate gradito questa bella musica, questo bel balletto. Yaya, lei è lì che sta guardando i fari, lui non vede l'ora che attacchi la musica per ballare e i nostri giudici salutano anche per oggi. Saluto anch'io, alla prossima puntata e un bacio a tutti. Ciao ragazzi!